credo che sia stato qualcosa di quasi storico, devo dirvi. Sì, per la nostra vicenda siciliana, politica e sociale, qualcosa di storico. Credo che qua siano state forse confermate, ma ufficialmente proclamate le intenzioni, l'impegno di dar vita a un forte soggetto politico che aspiri a conquistare la maggioranza assoluta del consenso dei siciliani. E credetemi, non si tratta di qualcosa di storico soltanto per la Sicilia, visto che non soltanto siamo il 10% del nostro paese, siamo al centro del Mediterraneo, raffiniamo la gran parte della benzina che serve, produciamo gran parte dell'energia. Ma appunto per questo è una svolta fondamentale ed importante. Vuol dire che queste cose, piuttosto che farcele imporre, le governiamo noi. Questa è l'autonomia e un forte partito del territorio. Soltanto questo, oltre che i confronti con le tante esperienze regionali, autonomistiche, che si fanno non soltanto in Italia, la Val d'Aosta, il Friuli, ma anche i Paesi Baschi, la Catalogna, costituiscono sicuramente ragioni per ringraziare Ciccio Musotto, che è stato bravissimo a mettere insieme la nostra classe dirigente e tanti relatori di qualità. Peraltro credo che la dimensione culturale e della informazione, e non soltanto quella del piccolo grande potere, siano quelle veramente fondamentali per far crescere questa nostra idea politica. Miccichè e Cimino, ma Cracolici e Lumia, alleati nell'azione di riforma o presenti nel governo, attenti comunque a questo processo politico. E ieri c'è stato il presidente dell'Assemblea Cascio, da quello che ho sentito non si è sicuramente limitato al saluto di rito, ha espresso valutazioni rispettabili. Credo che siano tutti apporti e presenze che arricchiscono non soltanto il confronto e il convegno, ma servono all'azione politica e all'azione di governo. Magari bisognerà esordire alle prossime elezioni politiche, perché ci si conta lì, al di fuori della Sicilia, oltre che in Sicilia, ma che ormai le basi sono gettate e che, come dire, gli affluenti devono convergere in un unico corso d'acqua. E quindi un programma che sia realmente al servizio dello sviluppo, ispirato da innovazione, lotta alla mafia, appunto sviluppo, come vi dicevo, un partito che poi selezioni al meglio una classe dirigente di qualità e pratichi al suo interno la democrazia. Oggi siamo affezionati ai partiti personali e leaderistici, ci siamo quasi disabituati, siamo diventati insofferenti alla partecipazione, al dibattito politico e all'esercizio della democrazia politica. Bisogna riscoprirne il valore insostituibile.